Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Dopo il derby della Madonnina tra Milan e Inter, il derby diciamo del Veneto, ecco, tra Padova e la Sverona, faccio questo video aggiungendo una novità che metterò in questo video e nei prossimi che verranno. Ho deciso di mettere il miglior gol di Serie A e Serie B secondo il mio parere. Infatti l'ho fatto più tardi perché aspettavo il posticipo del lunedì di Serie B tra Livorno e Pescara, Livorno, scusate, non Pescara, Livorno e lo Spezia, finito 1-5 per lo Spezia che è in zona playoff ed è neopromossa, quindi per farvi capire. Comunque, prima di farvi vedere i gol migliori di Serie A e Serie B, voglio parlarvi del derby contro l'Hellas Verona del Padova. Purtroppo neanche questa volta sono riuscito ad andare allo stadio perché io potrei andarci in autobus perché non ho nessun mezzo di trasporto. Il problema è che dopo nessuno può venirmi a prendere e l'autobus dopo non passa, quindi sarei rimasto bloccato là a Lugano. Cioè, che bello. Quando fanno una partita per le 3, come facevano di solito l'anno scorso, molto probabilmente riesco ad andarci e a fare video in diretta. Quindi mi dispiace, non ho il video in diretta per il derby, che è stato bellissimo, ve l'ho visto su YouTube il giorno dopo. Allora, in parte l'Hellas Verona con Alfredson, una botta da lunga distanza e la butta dentro. Poi ha segnato Farias, già il suo secondo gol, mi sembra terzo, contro la Regina aveva già segnato, mi ricordo. E poi al 94esimo, proveniente dalla cella, cioè dal nostro vivaio proprio padovano, Andrea Raimondi fa esplodere Leogane al 94esimo. I tifosi in quel momento solo urlano, hanno fatto Raimondi, Raimondi. Grandissimo Andrea, grazie di questi 3 punti. Siamo a quota 10 ora in campionato, in Serie B, mentre c'è l'altra sfaccettatura del derby di Milano, perso purtroppo contro l'Inter. Con l'ennesima palla gol subita da palla inattiva su punizione o calcio d'angolo, in questa cosa è la punizione. Cambiasso mi sembra batte la punizione. Sembra tutto normale quando c'è praticamente Statti cercando di tirare Samuel di testa, ma sta cadendo perché era in salto e stava cadendo. E ho detto va bene, la prende. Cosa fa? La prende di testa, Abbiati e la difesa inesistenti, e dentro al terzo minuto. Posso capire? Dai, ha detto vabbè, pareggeremo, pareggeremo. E invece abbiamo finito 0-1 per loro, che non voglio più neanche dire il nome di quella squadra, con Bojan, o Bojan come lo volete chiamare, che mi scivola davanti alla porta. Poi Pazzini, che l'avevano chiamato l'erede di Pippo Inzaghi, mi sbaglia davanti alla porta, non ci arriva neanche in spaccata, ci ha provato e niente. E Sharawi dopo, purtroppo non ha fatto niente dopo quei 4 giorni in cui aveva fatto, cioè scusate, in quei 5 giorni in cui ha fatto 4 gol nel derby, non si è visto. Infatti dall'altra parte Cassano, per l'Inter, che prima giocava bene, 4 gol anche lui, contro di noi si è spento totalmente. Milito ha sbagliato un gol davanti alla porta. Coutinho, ho visto, non riusciva a prendere neanche un pallone. Vabbè, quindi secondo me meritavamo noi il derby, abbiamo dominato. L'arbitro ha dato una mano agli interisti, ovviamente non me ne frega niente dei commenti degli interisti perché diranno non c'era rigore su Robinho, Samuel non doveva essere espulso, infatti non è stato espulso. È Emanuelson che fa rigore, che fa fallo su Handanovic e non viceversa. Vabbè, sempre queste robe che dicono che noi diciamo cavolate, che loro hanno sempre ragione. Vabbè, vabbè. Voglio vedervi contro la Juventus. Anzi, spero sinceramente che l'Inter batta la Juventus, per favore. Perché se una squadra
tra 9-8 partite non batte la Juve. La Juve supera il nostro record di imbattibilità degli anni 90 con il grandissimo Fabio Capello. E comunque vabbè, abbiamo perso il derby. La prossima volta siamo contro la Lazio e all'Olimpico con Petkovic e la Lazio che si sono proiettati in alta classifica. Io sinceramente tifo Napoli per lo scudetto, anche perché mio nonno è di Salerno, quindi anche lui tifa Napoli. Tifo Napoli per lo scudetto, spero che il Napoli gli apra il culo alla Juve, cazzo, godrei come un cinghiale, ecco. Vabbè, oppure godrei come un riccio, come dice Crudeli. A proposito di Tiziano Crudeli, sono rimasta a bocca aperta quando ho guardato la partita, cioè la telecronaca di Crudeli nel derby. Chi mi vado a vedere che c'è in studio con Crudeli? Il Ras della Fossa? Sono rimasto a bocca aperta mezz'ora, poi ho collegato il cervello perché mi sembrava di averlo già visto. Perché era tanto che non facevo un video, non me lo ricordavo neanche più. E poi Giovanna Martini, la, diciamo, la conduttrice, ecco, del programma. È Sasha Liguori, mi sembra il cognome, non lo so, non lo sapevo fino alla trasmissione che hanno fatto domenica. È un grande YouTuber e fa molto ridere, parla sempre del Milan. Io allora ricollego il cervello, poi vedo la sua maglietta con scritto Ras della Fossa e faccio: oh cazzo! Ras della Fossa in TV! Mi sono goduto quella trasmissione anche se abbiamo perso, c'era Ras della Fossa. Ah, Ras! Oh, ma quanto è buona Giovanna Martini, eh! Dai, lo so che ci fai un pensierino. Vabbè, a parte gli scherzi, ora vi faccio vedere i gol di serie, il gol migliore secondo me di Serie A di questa settimana e il gol migliore di Serie B. Gran destro, il pallone passa sotto la traversa, non immune da colpe Perin, anche se quello era il palo coperto dalla barriera, ma davvero violenta la conclusione di Hernanes. Stadia con Daniele Vicius che pesca questo autentico gioiello, tiro al volo ad incrociare con il destro, palla nell'angolino, splendida la doppietta di Daniele Vicius. Ecco i gol che vi dicevo, bellissimi tutti e due. E ora vi metto i link qua sotto del grande derby del Padova 2-1 contro l'Hellas Verona e anche del derby perso contro l'Inter. E vorrei anche mettere sotto il video del Ras della Fossa subito dopo la trasmissione di Diretta Stadio su 7 Gold, dove dà le sue impressioni con la partecipazione del canale di Crozzo Pizzo. Ciao a tutti, ciao anche a te, Ras, sei un grande, ciao.